La farmacia di comunità sempre più decisiva nell'ambito della nuova assistenza sanitaria territoriale. La farmacia è stata sempre sul campo, sempre presente H24, 365 giorni all'anno, sia per la dispensazione di tutti i farmaci sul territorio vicino alla gente, sia per la dispensazione di tutta una serie di servizi, comprese le vaccinazioni, i test rapidi, Covid, streptococco, eccetera, e poi per i servizi di telemedicina, quale holter cardiaco, pressorio, elettrocardiogramma e spirometria. La farmacia si propone proprio il compito nella ristrutturazione, riorganizzazione della sanità territoriale come un elemento indispensabile ed insostituibile socio-sanitario sul territorio al servizio della popolazione. Questo quanto emerso nel corso del convegno dedicato al ruolo della farmacia di comunità nell'ambito della riforma dell'assistenza nel territorio, nell'ambito del 18° Forum Risk Management in Sanità. Forte e compatta poi la richiesta alla Regione Toscana per un rapido via libera alla farmacia dei servizi. Sicuramente il farmacista fa il farmacista, non può fare il medico, questo è chiaro. Però nell'ambito della, riorganizzazione dei servizi territoriali è giusto che, è opportuno, a questo punto è utile che al farmacista vengano affidati dei compiti precisi per migliorare l'assistenza sul territorio, soprattutto per quanto riguarda la sfera del cronico. Altra sfida decisiva sarà infine quella del servizio della telemedicina. Anche le farmacie sono riconosciute come terminali di questa piattaforma di telemedicina. Questo perché? Perché la farmacia è la risposta ideale della telemedicina, perché è vicino al paziente. Anche se il refertatore, il cardiologo, non c'è, se fosse il cardiologo o lo specialista delle malattie respiratorie, non c'è, è in un ospedale o in altre. Quindi il farmacista vicino all'assistito preleva i dati che vengono trasmessi al cardiologo che poi referta. Quindi questa cosa è già da anni in regime privato attivata, ora si sta facendo l'ulteriore passo di convenzionare questi sistemi con il Servizio Sanitario Nazionale. Ecco, il fatto che ci inseriscano nella piattaforma nazionale della telemedicina vuol dire che saremo operatori accreditati a tutti gli effetti per questi servizi per conto del Servizio Sanitario Nazionale.